Oh, buonasera a tutti. Oggi si parla di lavoro e salari, salari e lavoro, scioperi come non ci fosse un domani, e ne parliamo con tre amici che hanno avuto esperienze e che sono tuttora, insomma, nei sindacati, ma si presenteranno loro. Non voglio anticipare nulla. L'unica cosa che voglio fare è una piccolissima premessa dove vi faccio vedere alcune immagini che secondo me ci aiutano a capire un po' il senso anche della puntata di oggi. La prima immagine, Giulia, per favore, è quella dove si fa vedere l'andamento. Eccoci qua. Allora, questo è un po' il grande problema, no? Cioè, è il problema da anni, non è solo qua, ci possiamo dare anche una serie di ragioni per le quali, però il dato di fatto è questo. Noi abbiamo un paese dove i salari reali scendono, salgono. È un problema grosso, sta diventando sempre più importante. La sensazione è che qui non ci sia veramente nessuno, parlo sempre di classe politica, mi accanisco, scusate, ma sembra che nessuno riesca a dare delle risposte, soprattutto che nessuno riesca a interpretare il problema. Volevo farvi vedere a questo proposito il programma, era la seconda immagine, quella col programma degli scioperi, in particolare c'è quello del 29, c'è il video, fa niente, va bene. Ah, ok, Giulio, va bene questo. Ecco perché qui c'è questa locandina, no? CGIL, UIL, insomma, dove praticamente si denunciano tutta una serie di problemi, no? Che si vorrebbe, rispetto ai quali si vorrebbe contestare, o comunque si desidera che la gente prenda posizione. Onestamente, io mi chiedo, se mi fai vedere il video, per favore, di Landini, così poi lo commentiamo anche. Se sei soddisfatto del tuo salario, della tua pensione, di come funzionano i trasporti e i servizi pubblici, se di fronte alle ingiustizie ti volti dall'altra parte, forse questo messaggio non fa per te. Se invece ti preoccupano questi temi, così come i tagli alla sanità e alla scuola, ti interessano le politiche industriali e il futuro di questo paese, allora ti devi unire assieme a noi. Il 29 novembre ci operiamo insieme per chiedere al governo di cambiare una manovra di bilancio sbagliata e ingiusta. Lo sciopero è un diritto sancito dalla nostra Costituzione. È un tuo diritto, non mancare. Ecco, va bene. Questo è quanto. Lo sciopero è un diritto, siamo tutti contenti. Il fatto è che è un diritto che secondo me esercitano di più in certi periodi piuttosto che altri. Vi ricordo tutta la questione che ancora un po' molti di noi hanno in memoria. Mi fai vedere, ci dovrebbe essere un'immagine con un titolo di giornale, Giulio, dove sostanzialmente c'è quella che è stata, per esempio, la posizione del... Sono caduti i tre ospiti, ora sono tornati. Aspetta un attimo, li faccio rientrare. Ci siamo, sì. Ci siamo. Lo taglio questo poi. Okay. Va bene, tanto poi non c'è problema. Volevo far vedere l'immagine di quella che è stata una delle posizioni più eclatanti a proposito dei diritti. Ecco, vabbè, allora. Posso fare no comment, lascerò a voi poi il commento, perché qui, insomma, secondo me è un'immagine che parla un po' da sola. E ce n'è un'altra con un titolo, se non sbaglio, che anche lì, insomma, ci ricorda quali sono state le posizioni anche di sindacato rispetto ai diritti dei lavoratori anche in periodo Green Pass. Eccolo qua. Cioè, qui adesso qui il diritto di sciopero non c'era, in compenso c'era l'approvazione dell'obbligo vaccinale, che ha causato, credo, svariati problemi ai lavoratori. Ecco, per cui, insomma, anche questa posizione, che alla fine è molto, molto più, diciamo, di posizione politica che non effettivamente di difesa dei lavoratori, mi sembra abbastanza eclatante. Molto divertente, qui chiudo le immagini, in effetti la vignetta di Osho è l'ultima, eccola qua, mi moglie non ci crede che ogni weekend c'è uno sciopero, è convinta che c'ho l'amante. Ecco, questa è meravigliosa, perché oltretutto c'è anche un po', diciamo, questo aspetto particolare, perché adesso ogni venerdì, venerdì di sciopero e va bene, cioè facciamo il weekend lungo, insomma, si presta a battute. Allora, io direi che il gruppo dei Massimi e Massimiliani, e torniamo a noi, sono assolutamente perfetti per commentare quello che secondo loro sta succedendo a livello sindacale e raccontarci magari molto brevemente la loro esperienza, insomma, che cosa sta succedendo in questo sindacato che adesso sciopera e protesta, ragazzi. A voi la parola. Grazie Cate. Allora, intanto qua siamo in tre, provincia di Alessandria,
e Massimo, Massimiliano e Massimo, i comparti nostri del sindacato era il metalmeccanico, il chimico, il pensionistico, intanto per presentarci. Ora, tutto quello che voi avete fatto vedere, tutto quello che voi avete state dicendo, ci vorrebbero almeno una settimana di diretta, perché ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. Chi ha vissuto sul terreno direttamente l'esperienza del Covid e di pari passo l'esperienza purtroppo negativa sindacale, che non ha difeso in alcun modo i lavoratori, ecco, è stata un'esperienza per noi diciamo devastante. Io l'ho vissuta nel periodo Covid, l'ho vissuto ancora quando ero nel sindacato della CISL, il mio collega nel sindacato della CGIL, Massimo, l'altro mio collega, era in pensione, è stato il più fortunato, tra virgolette, perché non doveva andare avanti presentandosi al lavoro con i tamponi. Io avevo già qualche dubbio sull'andamento della triade, cioè la CGIL, la CISL, la UIL, noi la chiamiamo triade per quel motivo lì, e avevamo già qualche dubbio, ma il Covid è stato quello che ci ha fatto capire, si è un po' aperto il vaso di Pandora, no? Quando io ho sentito direttamente i miei diretti superiori per capire come potevamo difendere i lavoratori da dei soprusi belli e buoni, ci è stato detto che non potevamo fare assolutamente niente, il che lì mi è crollato un po' il mondo addosso, devo dire, no? Specialmente perché sul terreno c'eravamo noi. Ecco, allora da quel momento lì in poi non divago su tutto il resto, sulle prese per i fondelli che ci hanno fatto credere, su quello che ci hanno voluto da fare, eccetera, eccetera, eccetera. Da lì in poi il nostro percorso insieme agli amici colleghi presenti qua questa sera e a tanti altri, è stato un percorso di dissociamento totale dalla triade. E far capire che il sindacato, purtroppo oramai, era un sindacato che non aveva più ragione d'essere, qui sono abbastanza tranchant, ma la realtà è questa, non aveva più ragione d'essere perché non difendeva dall'articolo principale della Costituzione i diritti dei cittadini e dei lavoratori. Allora ci siamo mossi, ci siamo inventati, è una brutta parola, ma è proprio così, in quei periodi difficili, in quei momenti difficili, in quegli istanti di panico, ci siamo inventati. Ricordiamoci cosa vuol dire il posto di lavoro. Abbiamo sentito: ma mi vaccino perché devo mantenere i figli, perché devo preservare il posto di lavoro. Tante altre motivazioni. Ma ricordiamoci cos'è il posto di lavoro. Da quel momento abbiamo capito e abbiamo creato, ci siamo inventati, proprio qua in Alessandria, il CDL. Poi Massimiliano, cedo un po' la parola perché è giusto che parlino anche un po' gli altri. Consiglio del lavoratore. Abbiamo capito che è ora di smetterla, era il momento di finirla, era il momento di decidere di cambiare direzione, di non dare un sovvenzionamento economico a persone, a un sindacato che non faceva più i nostri interessi, non faceva più le nostre ragioni, non combatteva dalla A alla Z per il lavoratore, ma dovevamo togliere tutti quanti le tessere dai sindacati. Non dovevamo più foraggiare un sindacato che pretendeva dei soldi e in cambio non gli dava niente, e non difendeva il lavoratore nei principi fondamentali della Costituzione, non difendeva il lavoratore nei salari, visto che abbiamo toccato questo tema, non difendeva il lavoratore nei diritti fondamentali che aveva. Ecco, e allora abbiamo deciso di cambiare direzione. Abbiamo fatto una battaglia lunga, senza un centesimo, l'abbiamo fatta ad opera di convincimento, abbiamo passato delle settimane in call conference, in riunioni all'aperto, in serate un pochino alla carbonara, dove ci vedevamo a volte, ricordate, senza neanche la luce elettrica, ma in posti dove spiegavamo le ragioni per cui bisognava togliersi dal sindacato, eliminare questa famosa tessera sindacale.
Quindi le ragioni a grandi linee le avete capite. Noi quando facevamo le nostre riunioni spiegavamo, erano riunioni che sapevamo quando iniziavano, non sapevamo quando finivano, perché spiegavamo le i miliardi di ragioni per cui non era più necessario lavorare, aiutare, proporsi per un sindacato che purtroppo non dava più nulla al cittadino in primis, all'operaio dopo, al dipendente dopo. Queste sono un po', l'excursus nostro in provincia d'Alessandria. Poi se volete approfondiamo. Poi ci torniamo, approfondiamo anche con gli altri nostri amici, magari se riuscite leggermente a spostare il telefono in modo che io riesca a vedere anche Massimiliano un po', perché di là no, è il contrario, guarda, dall'altra parte. Perfetto, benissimo, perfetto. Adesso perfetto. Così dopo quando parla lo vediamo anche bene. Grazie. Io volevo però, siccome Tiziano mi ha detto all'inizio, prima che iniziassimo la puntata, che aveva un paio di cose originali da dire, magari se inizia a dirne una di originale, così poi andiamo avanti, perché insomma è utile, è inutile, cosa serve questo sindacato? Eppure è un momento tragico, l'abbiamo detto. Dunque, diciamo che cercherò di fare nella puntata, se riesco, due interventi brevissimi. Il primo di carattere generale, dove seguo il discorso di Massimo, che ha appena parlato. Sono ovviamente perfettamente d'accordo con lui. Io sono un piccolo imprenditore, ma sappiate che potrei stare benissimo dentro un vero sindacato. Poi, nella seconda parte, se avrò la possibilità, Katia, di un piccolissimo breve intervento, anche dopo dirò la seconda cosa abbastanza originale e penso che riuscirò a ottenere anche da due Massimi e Massimiliano un applauso. Poi vi dirò perché. Vorrei fare solo, sottolineare quello che Massimo ha ben evidenziato, cioè l'inutilità dei sindacati. Io sarei ancora un pochettino più drastico. Non è solo l'inutilità, ma la complicità dei sindacati a distruggere la categoria dei lavoratori, i loro diritti e, attenzione, ne parlerò bene nel secondo brevissimo intervento, distruggeranno, sono stati complici della distruzione dell'economia. Perché, e lo dirò dopo, la cosa fondamentale è che dobbiamo capire che il mondo del lavoro è uno. Il benessere c'è, ci può essere per tutti, e ve lo garantisco al 100% perché io l'ho vissuto. Salari meravigliosi, un'economia che tirava perché il potere d'acquisto creava una domanda che soddisfaceva pieno l'offerta che veniva di beni e servizi, e c'era benessere per tutti. Poi è arrivato il liberismo, poi è arrivato lo SME a cambio fisso, non aveva ancora creato molti danni, poi è arrivato l'euro e qui mi riallaccio al discorso dei sindacati. Loro, io lo so, avevano e hanno degli economisti consulenti, dovevano sapere che entrando nell'euro un sistema a cambio fisso con economie diverse avrebbe costretto necessariamente alla deflazione salariale, perché non potendo più riequilibrare gli squilibri che nascono naturalmente da economie diverse, non potendo superare questi squilibri attraverso il cambio flessibile della moneta, avremmo dovuto, e quindi non potendo svalutare le monete quando necessario, perché la svalutazione non è una vergogna, è un meccanismo assolutamente indispensabile, e non potendo svalutare più la moneta perché avevamo un euro, la moneta uguale per tutti, eravamo costretti a deflazionare i salari. Così è stato. Dopo il grafico che Giulio ci ha subito fatto vedere all'inizio, noi potremmo chiudere la puntata e dire studiatevi quel grafico, che lì c'è tutto, perché quello che il grafico rappresenta, noi lo dicevamo, anche io con la mia associazione MMD Italia, che sono 12 anni che cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica a questo grave problema dell'euro, lo diciamo da 12 anni e cominciamo ad avere un po' delle referenze buone, perché o eravamo dei profeti o eravamo degli indovini o eravamo gente che aveva studiato bene, e avevamo studiato bene le cose giuste. Quindi concludo questo mio primo intervento, il secondo ci divertiremo di più, sarà sempre brevissimo perché ho grande interesse di sentire voi tutti. Andando avanti, peggio sarà,
perché questo meccanismo criminale, criminogeno, sta continuando ad andare avanti nello stesso modo con cui è partito. Bassi deficit, contrazione della spesa pubblica, siamo costretti a esportare se non vogliamo fallire, quindi avere una bilancia commerciale il più possibile inattivo, e per farlo dobbiamo contenere i salari. Pensate che c'è qualche politico imbecille che si vantava all'estero che i nostri ingegneri erano, bisognava venire a investire in Italia perché i nostri tecnici, i nostri ingegneri erano più economici che negli altri paesi. Pensate che imbecille, non faccio il nome, ma potreste immaginarlo. Era uno dei più rampanti che avevamo fino a qualche anno. Non fare il nome, dai, so. La querela non sarebbe bella, diciamo. Non lo faccio, non potrei mai farlo, perché penso che l'avrà capito tutti. Detto questo, io qui mi fermo e dopo farò l'apoteosi dei salari. L'apoteosi dei salari è interessante. Siccome lascio Massimo sempre a chiusura, no? Come il saggio, perché Massimo è il saggio, no? Lo lascio alla fine, così tira le somme di quello che ci stiamo dicendo, però a me interessa molto l'opinione di Davide. Cioè, nel senso, allora, qua c'è un problema economico, c'è un problema di relazioni, diciamo, e di scontri di potere. Come ne veniamo fuori noi da sta situazione qua? Mi sto impappinando. Ma sai, Tiziano ha fatto un ottimo quadro della situazione, tra l'altro da quello che lui ha detto, vista anche sotto il profilo imprenditoriale, quindi non di uno che arriva dai centri sociali e che quindi fa una contestazione così generica. Il punto è proprio questo, cioè noi stiamo patendo le conseguenze di un'idea liberista, neoliberista, che a partire dagli anni 70 ha avuto un percorso ideologico, filosofico completamente contrario a tutto ciò che è stato prima e che, come ricordava Tiziano, ha dato un benessere. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci sono stati i famosi 30 gloriosi. È vero che erano anche anni di ricostruzione, quindi era anche più facile, però c'era un certo ambiente, un certo movimento, una certa volontà, il lavoro era rispettato, i sindacati facevano ancora abbastanza il loro mestiere, che è quello della difesa dei lavoratori. Io devo dire che quando vedo Landini mi fa veramente tenerezza, ecco, perché non so se si rende conto di essere oramai oltre la soglia del ridicolo, ecco. Se posso dire, impresentabile. Una vergogna. Sì, proprio non ha più nulla, ecco, andrebbe destituito, ma sono tanti anni, voglio dire, partiamo anche facendo un piccolo salto indietro dall'abolizione dell'articolo 18 a quant'altro. C'era il governo la sinistra, e quindi voglio dire, è proprio un meccanismo culturale. Allora, la flessibilità del lavoro uno potrebbe anche accettarla se ci fosse un sistema economico molto dinamico. Oggi perdo lavoro, però tra un mese ho un altro posto di lavoro, sono magari supportato in quel mese di latenza, e quindi va bene. Ma quando invece la flessibilità viene attuata selvaggiamente, con l'idea che questa poi sul lungo periodo, la solita telenovela neoliberista per cui sul lungo periodo poi ci sarà un beneficio per tutti, in realtà non c'è, perché c'è la compressione, come ha detto Tiziano, dei salari, compressione della domanda interna, e quindi si va verso una depressione, tant'è che ancora prima dal 2007 o quant'altro abbiamo avuto tutti i casi di deflazione o quant'altro. Noi abbiamo, vale sempre la pena ricordarlo, una Costituzione che primi articoli parla appunto del lavoro, e mette al centro la persona che lavora in una maniera molto estesa, perché in quel concetto di lavoro ci sono gli operai, gli impiegati, gli imprenditori e quant'altro.
Al momento non ne usciamo perché fino a quando non c'è una consapevolezza che è proprio il paradigma economico che non funziona, quindi quello che ci viene raccontato alla fine comunque non regge, e tutte le manovre politiche, come abbiamo già ricordato in altra sede, ma quel manifesto che tu hai fatto vedere del sindacato è proprio lampante, cioè c'è tutta una serie di desiderata che messi così non hanno senso. Parlando di lavoro, sicurezza sul lavoro, abbiamo un quantitativo di morti sul lavoro osceno. Tutte le volte il rituale che poi arriva anche dal Presidente della Repubblica, ci vogliono più controlli. Sì, vero, ci vogliono più controlli, vuol dire che ci vuole la gente che fa i controlli, che sia istruita per fare i controlli, che ci sia l'organizzazione. Per fare tutto questo ci vogliono i soldi. Se io ho dei vincoli di bilancio, per cui oltre il discorso dell'evasione fiscale, ma ho dei vincoli di bilancio per cui non posso sgarrare e devo avere sempre in attivo sia la bilancia dei pagamenti sia il risultato primario della differenza tra le entrate e le uscite, io non avrò mai soldi né per la scuola né per la sanità né quant'altro. Siamo sempre su questi, siamo sempre su questo discorso. Sempre lì torniamo. Sempre Davide, per forza di cose. Sempre lì torniamo. Però scusa se ti interrompo, sicuramente. Poi comunque ci torniamo, no? Prima di ripassare così l'intervento ai Massimi e Massimiliani, io vorrei chiedere una cosa a Massimo, no? Cioè da persona che ne sa di economia. Ma se tu dovessi spiegare a una persona che non sa invece nulla, no? Per quale motivo tecnicamente questi benedetti salari più o meno crescono dappertutto tranne che in Italia, no? In maniera semplice, tu come gliela spiegheresti? Perché secondo me dobbiamo anche un po' partire da questo, cioè la nozione di base economica. Cosa diresti? Allora, questa è una domanda interessante perché anche rispetto al primo grafico sicuramente ci sarebbe qualcuno che potrebbe obiettare, sì, ma l'unica che non è cresciuta è l'Italia. Okay? Per esempio la Spagna è cresciuta. Okay? Quindi siamo noi che siamo incapaci. Il problema è che il gioco è truccato. Okay? Io dico sempre, andatevi a rileggere i giornali, la Repubblica, il Corriere, quindi sto parlando di giornali che non sono sicuramente giornali sovranisti, degli anni 90, dopo che avevamo avuto la svalutazione della lira, okay? Lì c'erano articoli e articoli sulla Germania e la Francia preoccupatissime per come l'Italia stava galoppando e hanno voluto trascinarci nell'euro perché da soli, con la nostra moneta, avremmo potuto fare tutte le politiche che ci potevano interessare per continuare a essere competitivi. Loro adesso cosa hanno fatto? No, voi dovete entrare in maniera tale che poi ci sia questo disegno che si realizza anglosassone della Germania che è la locomotiva d'Europa. Poi adesso abbiamo visto che appena la Germania ha avuto problemi, la locomotiva si è fermata e si sta schiantando l'Europa tutta insieme, noi compresi, no? E perché? Perché abbiamo avuto una classe politica che si sarà sicuramente svenduta perché moltissimi sono andati poi a occupare posizioni di prestigio sia nelle organizzazioni private sia nelle organizzazioni tipo la Commissione Europea eccetera, ma perché l'Italia da sola faceva paura alla Germania e alla Francia e allora hanno dovuto trovare una modalità per legare le mani all'Italia e ci sono riusciti. E in cosa ci hanno trasformato? Ci hanno trasformato in sostanza nella Cina d'Europa, perché noi siamo i cacciavitari dei tedeschi. Okay? Le nostre imprese che prima erano autonome, anche piccole imprese, soprattutto del centro-nord, soprattutto del nord-est e della Lombardia, sono state massacrate in questa maniera. E per essere la Cina d'Europa cosa devi fare? Devi fare deflazione salariale. D'altronde Monti è stato molto chiaro, l'ha detto. Okay. Abbiamo dovuto fare deflazione salariale, decomprimere i salari per essere competitivi, per poter esportare verso la Germania che poi doveva esportare verso tutto il mondo, facendo dei surplus commerciali
al di fuori delle regole europee, ma per loro le regole europee non valgono, valgono solo per noi italiani. Io direi che non valgono, cioè non solo per tutti i latini, non valgono per noi italiani, perché i francesi sono latini, ma loro delle regole possono fregarsene. Okay? Gli spagnoli sono latini, però soprattutto all'inizio sono stati molto aiutati. Okay? Noi abbiamo sempre dato dei soldi per aiutare gli altri paesi europei. Ora, se noi fossimo i poveretti, se fossimo gli incapaci, perché dobbiamo dare più soldi rispetto agli altri, all'Europa, di quelli che incassiamo? Perché? Perché c'è un disegno dietro. Ok? Però Massimo, sì, infatti è tutto vero. Però devo tornare ai miei amici, no? Di Alessandria, cioè, prima di tutto... Che cosa deve fare un sindacato in una fase come questa per essere efficace? E poi, è giusto che un sindacato si stacchi da determinate argomentazioni, magari ne affronti altre come quelle che abbiamo appena detto, no? Cioè le motivazioni anche di macroeconomia, chiamiamole così. Cioè, in questo momento, che cosa interessa ai lavoratori? Non so se è chiara la domanda, no? Cioè, per cercare anche di cambiare anche un po' i parametri del linguaggio, che io trovo sempre... uguali a loro stessi, cioè c'è anche questo tema qui, secondo me, che fa un po' parte della, del sindacato. Non so se sono stata chiara, cioè si può trovare un linguaggio nuovo, una forza nuova, perché ci vuole qualche cosa, no? Ci vuole qualcuno che difende i lavoratori, ma con dei criteri probabilmente anche di novità rispetto al passato. Lascio a voi la parola. Ma dunque io lascio poi un po' di parola giustamente ai miei amici colleghi. Guardate che il segreto poi, che poi più di tanto non è, è quello che diceva Tiziano, cioè il vecchio stile del sindacato, che è tutto da vedere quello che negli anni fulgidi del sindacato, come diceva anche giustamente Davide, bisogna vedere se la formula era giusta, perché dietro c'era il discorso politico, ricordatevi i tre sindacati che erano gli schieramenti, ogni sindacato faceva riferimento a un partito politico, ok? Che sappiamo quali erano, DC, Partito Socialista e Partito Comunista. Quello che diceva giustamente Tiziano è sacrosanto, cioè il raffronto del sindacato deve avvenire tra l'RSU, il sindacato presente in fabbrica, e il datore di lavoro. Poi dopo possiamo andare alla Confindustria, possiamo andare a, come sindacato... a livello di provincia, a livello di regione, tutto quello che si vuole, ma il rapporto tra persone intelligenti, non tra opposte fazioni, deve essere quello tra imprenditore e rappresentanti sindacali del popolo operaio o dei dipendenti, chiaro? Col datore di lavoro, che non è uno stupido, come non dovrebbero essere i rappresentanti dei lavoratori, si instaura un rapporto dove c'è necessario chiedere determinate cose, no? Io non voglio dire solo l'aumento salariale, perché attenzione, io ve lo dico ancora adesso come i miei colleghi lo possono dire, ma i corsi di aggiornamento, i corsi sulla sicurezza, noi abbiamo un morto al giorno in Italia che fa venire la pelle d'oca sul posto di lavoro. Ok? Chiaro questo fatto qua, un morto al giorno. Poi arriva i personaggi che si, ma bisogna fare questo, bisogna fare quello, a parole, a chiacchiere, è tutto ossigeno sprecato, no? Ecco. Aumentiamo l'intensità con dei finanziamenti, io non so dove vogliono prenderli, non mi interessa neanche. Aumentiamo l'intensità dei corsi sulla sicurezza, sul primo intervento, sui corsi al primo soccorso, sulle guide dei muletti, sulle guide dei mezzi pesanti, tutto quello che vogliamo all'interno degli stabilimenti, perché noi quando abbiamo fatto i corsi abbiamo visto delle situazioni paurose sugli incidenti sul lavoro, e paurose anche perché non solo l'incidente sul lavoro veniva causato dalla negligenza, dall'incapacità e dalla non presenza di persone qualificate che sapevano intervenire al momento giusto o seguivano le procedure che dovevano essere seguite, ma non c'era neanche il personale preparato a un intervento del genere. Io l'ho vissuto
purtroppo nei confronti di un collega qualche mese fa. Allora, quello che voglio dire, concludo, è giusto tutto quello che avete detto, ma il rapporto principale che deve essere del sindacato, dei rappresentanti dei lavoratori, di una nuova forma che non è necessario che si chiami più, neanche più sindacato, non la vedo, almeno non mi sembra necessaria, è un rapporto col datore di lavoro improntato sulla franchezza, sulle necessità dei lavoratori, che non sia solo quello, ripeto per l'ennesima volta, di un aumento salariale che deve essere giusto, deve essere conforme alle proprie capacità, deve essere conforme alle proprie esperienze, deve essere conforme alla propria istruzione lavorativa. E quello che do sul piatto del lavoro, al mio datore di lavoro, ma deve essere quello sui corsi, sulla sicurezza, sul primo soccorso, sugli allarmi. Facciamo gli allarmi, non sappiamo dove andare in stabilimento perché non ci sono le vie di fuga, non c'è il luogo di ritrovo dove trovarsi in caso di emergenza. Ma non bisogna farli una volta all'anno, una volta ogni 5 anni, bisogna farlo una volta al mese. Quindi quello che dico io è: approcciamoci con un più diretto interesse tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. Sulle varie tematiche si discutono, ci vuole un'ora, ci vuole 2 ore, ci vuole un giorno, ci vuole una settimana, affrontiamole, insieme le risolviamo e lì si riparte probabilmente con un sindacato nuovo. Il sindacato vecchio non ha ragione di esistere. Non parliamo di Landini, perché se parliamo di Landini, ragazzi, qua c'è da farsi venire qualsiasi eritema possibile ed immaginabile. Un personaggio che non ha mai lavorato in vita sua porta avanti il vessillo dei lavoratori, facciamo qui, facciamo là, un personaggio che non vale neanche la pena parlarne. Ecco, io ho concluso qua, quando vorrete, adesso io mi taccio perché i miei colleghi poi potrebbero anche innervosirsi. No, ma infatti volevo sentire anche le loro voci, no? Quindi c'è l'esigenza di un modo diverso di fare sindacato, non chiamiamolo più sindacato, troveremo un altro nome, però c'è questa, e secondo me è anche molto forte, Cioè, la ricostruzione di una connessione sociale, no? Anche tra anche il piccolo imprenditore e gli operai o le persone che lavorano in azienda, no? Cosa ne pensate voi? Allora, secondo me è una questione che parte da un po' più indietro. Io sono stato RSU come rappresentante dei lavoratori 30 anni per il sindacato confederato, ma alla fine no, abbiamo fatto tutto il nostro percorso per poi ritrovarci a capire che il sindacato, come adesso è strutturato, non è più funzionale. Ma non tanto per l'idea, no? Perché io credo molto nell'ideale di un sindacato che difende i lavoratori davanti a Confindustria o davanti a un datore di lavoro. Il problema è più delle persone. Ci siamo confrontati prima con i due amici qua, e il problema sono le persone. Le persone purtroppo non hanno più una coscienza sociale, non entrano più nel merito delle cose, si aspettano sempre che ci sia qualcuno che gli leva le castagne dal fuoco senza doversi impegnare ulteriormente. Io, no, quando vedevo che appendevo, quando ero delegato sindacale, appendevo una comunicazione, non c'era neanche l'interesse a leggere, ti chiedevano cosa c'è scritto. Quindi vuol dire che proprio c'è un disinteresse. Io non lo so se è nato nell'arco degli anni o è un qualcosa sistematico che nasce, mi viene da pensare, già dalle scuole, che gli danno così tante informazioni che alla fine non portano a niente, le persone si discollano da quello che può essere la realtà del mondo del lavoro o quant'altro del sociale, perché devi avercelo dentro, capire che se tu fai sciopero e perdi una giornata di lavoro, parliamo all'interno di un'azienda piccola, no? Poniamo un problema del riscaldamento, metto una cosa stupida: se c'è un reparto che lavora in termini di riscaldamento più basso da quello che è previsto dalla normativa vigente, tu puoi innescare un dialogo con la direzione. Se la direzione non risolve il problema, puoi cominciare a fare delle azioni che sono dal blocco degli straordinari o addirittura
il fermo dei lavoratori. Il problema nasce quando coinvolge solo una piccola parte di lavoratori e gli altri se ne fregano. Questo qua è lo specchio della società. Come fa un sindacato che abbia una certa credibilità a confrontarsi con un'azienda dove poi non ci sono lavoratori che vogliono entrare nel merito e dire ok, no, questo qua è un problema, ci uniamo tutti, non c'è più questa cosa. Io sinceramente non saprei neanche come, se c'è una soluzione, perché secondo me dobbiamo arrivare a un punto che ci sarà un'esplosione, un'implosione, non lo so, deve succedere un qualcosa, perché le persone ora sono veramente apatiche, non reagiscono a niente. L'abbiamo visto con il Green Pass, l'abbiamo visto con le vaccinazioni, l'abbiamo visto in situazioni dove veniva violentata la Costituzione con normative che erano scritte nero su bianco, portavi alle persone, dicevi guarda che stanno facendo un qualcosa che non esiste, che non possono farlo, e le persone, vabbè. È difficile, infatti noi abbiamo chiuso l'ufficio che avevamo aperto, proprio perché le persone che ti chiedevano aiuto, quando tu chiedevi un apporto, dice, noi non possiamo, oltre alle nostre ore lavorative, prenderci un impegno, avere anche un ufficio, cioè dovevamo fare i doppi turni per riuscire a dare una copertura sindacale, e nemmeno quelli che ti chiedevano, ti hanno chiesto una mano fino al giorno prima, al momento che tu gli chiedevi, nessuno aveva mai tempo, perché tutti avevano le loro cose. Io non ho una risposta e certo. Ultimamente... Infatti, questo mi sembra una questione chiave. Adesso poi finiamo il giro, così poi la chiusura la lascio a voi e a chi non ha parlato, che vedo lì che dovrà dire la sua. È vero? Ma dopo, come finale. Tiziano, le cose che hanno detto i nostri è tutto amici, meraviglioso, perché io faccio complimenti ai massimi di Alessandra e Massimiliano, tutti quanti, perché hanno colto proprio tutte le problematiche in tutti i modi. Io mi qualifico bene, sono un piccolissimo imprenditore da più di 50 anni, che però con il mio lavoro, fin dai primi anni, io lavoravo assieme ai miei operai, ai miei dipendenti. Sono arrivato nel periodo fulgido, avevo 25-30 dipendenti al massimo, un'azienda poco automatizzata per il tipo di lavoro che ho sempre fatto, per cui contava molto la manodopera, la qualità del lavoro e la qualità del rapporto. E adesso mi tolgo la veste da imprenditore, da piccolo imprenditore, mi metto quella di macroeconomista, sindacalista, e rappresentante di Confindustria. Siccome noi ci troviamo in un'era in cui il mondo è spaccato in due, ovviamente tutto quello che dirò è una mia considerazione, sono mie considerazioni, ma di cui sono molto convinto, perché osservo queste dinamiche da molti anni, e in questi ultimi anni, con le competenze aggiuntive che sono riuscito a raccogliere, entrando bene nel mondo della macroeconomia, visto che quello della microeconomia ci sono, come dicevo, da 50 anni, sono arrivato a fare considerazioni che trovo abbastanza interessanti, sicuramente originali. La cosa è questa: il mondo oggi è spaccato in due, il mondo del lavoro reale, e il mondo della finanza speculativa. Il nemico dell'imprenditore non è l'operaio. La controparte dell'imprenditore non è l'operaio. Sveglia! Siamo tutti dalla stessa parte, titolari di aziende, imprenditori e i loro collaboratori, dipendenti, impiegati. Ci stanno succhiando il sangue e togliendo l'anima questi grandi investitori, che è una parola che non si meritano, perché quelli non investono niente, sono dei parassiti planetari, che vogliono ricavare soldi da soldi con i soldi sulla nostra pelle. Allora, prima cosa, dobbiamo cercare tutti d'amore d'accordo di scindere le due cose. Una volta scisse, cominciamo a fare i conti in tasca nostra, cioè dei protagonisti del mondo del lavoro.
imprenditori, operai, piegati, tecnici, eccetera, eccetera. Quelli che con il loro lavoro creano la ricchezza che fa andare avanti il mondo. Perché siamo noi che lavoriamo, che creiamo ricchezza. Gli altri creano carta straccia. E se noi non produciamo beni e servizi con la loro carta straccia, loro ci si vanno a come si dice, beh, mi avete capito. Volevo trovare una metafora, ma non mi è venuta. No, al bar la metafora la puoi anche dire. Allora ci si vanno a squattare il deretano, diciamo ecco, così. Ecco, ha detto allora, anche Totò. Ma una cosa importante per me che dobbiamo capire tutti quanti, chissà che questo non ci sia di stimolo per nuovi entusiasmi, perché in tutto quello che noi facciamo nella nostra vita, soprattutto nel mondo del lavoro, l'elemento discriminante è la relazione. Mi pare Massimiliano che ha parlato di apatia. Hai detto una cosa sacrosanta, è quello che ci hanno ridotto. Quando dico che ci stanno togliendo il sangue e l'anima, intendo in quel senso, ci stanno rendendo la gente non più sensibile. Ho visto una cosa oggi, un servizio sul telegiornale, due ragazzine, una di 13 o 15 anni, che si picchiavano in strada e i ragazzini intorno che filmavano, invece di dividere, filmavano. Questo è un segno terrificante dei tempi nei quali siamo nel mondo del lavoro. Uguale, allora ripartiamo. Si parla prima, mi pare Massimo diceva sempre della nostra triade fantastica di Alessandria, che mi dicevi che c'è questa possibilità di collaborazione, questa necessità di collaborazione, che questa trattativa che deve essere, io vado oltre, caro Massimo, vado oltre, non c'è neanche bisogno. Perché? Perché è mia, qui sentirete una cosa che non l'avete mai sentita al mondo, spero che non terrò crocifisso per queste cose ordinate stupidaggini, ma ritengo che i salari sono, prima, oltre che il giusto, la giusta ricompensa per chi crea ricchezza e per dare dignità al lavoro, questa è la cosa primaria, ma è anche un fondamentale strumento di macroeconomia. Se io ho una superproduzione di beni e servizi, come abbiamo noi per esempio nel nostro paese, e ho dei salari bassi, la mia domanda crolla. Le aziende rimangono con i magazzini pieni e licenziano perché non hanno più prodotti da fare. E ecco la spirale violetta. Allora, qual è il sistema per creare un'economia florida? La prima, siamo noi a lavorare che creiamo ricchezza. Una volta che c'è ricchezza, dobbiamo dare la possibilità che questa ricchezza possa essere scambiata, possa essere acquistata da chi la ricchezza ha creato, con dei salari che siano, che permettono prima di tutto una sonora e buona qualità di vita, e questo è possibile. E poi anche perché a livello macroeconomico la domanda, se c'è l'offerta ci deve essere una domanda, la domanda si può avere solo con dei buoni poteri d'acquisto dei salari. Quindi paradossalmente la trattativa sui salari fra l'azienda, l'imprenditore e i suoi dipendenti con la mediazione del sindacato, siamo oltre. È lo Stato che dice, cioè, qui possiamo permetterci questi salari, alziamo i salari, primo livello, secondo livello, terzo livello, quarto livello, punto. Un imprenditore assume, tu che livello sei? Io vorrei come secondo perché ho 5 anni di esperienza. Bene, proviamo, se dopo 2 settimane vai bene ti do il secondo livello. E se sei bravo, come facevo io nei tempi d'oro, no, tu sei bravo, ti tengo anche al terzo, per non farmelo soffiare dagli altri. È chiaro sto fatto, come dicevo. No, ma è chiaro, ma il fatto è chiarissimo. Cristiano, quindi secondo me concludo, cara Katia. Vai. Pure, poi concludo. No, concludi perché io poi faccio una domanda a Massimo e poi a Davide. Concludo dicendo. Mentre parlavi mi venivano in mente, quindi vai. Concludo dicendo che un buon potere d'acquisto dei salari è fondamentale per gli imprenditori che producono beni o servizi, e gli imprenditori devono ragionare a livello macro, non a livello micro. Più risparmio sulla manodopera, più guadagno. Non è così, perché se tutti fanno così, abbiamo una domanda bassissima di beni e tu chiudi l'azienda.
Ok? In più, la prossima trasmissione, questo qui non ve lo svelo, vi lascio solo con una puntina di curiosità. Curiosità. La prossima trasmissione sui lavori, spero che ci sarete ancora di nuovo, facciamo un'altra Katia con loro, almeno una, poi magari anche, perché vi racconterò come si fa ad aumentare il potere d'acquisto dei salari e avere un'inflazione molto più bassa e un potere d'acquisto molto più alto. Ma questo ve lo racconto la prossima volta. La prossima volta. Grazie. Però grazie Tiziano, sì, è importante, prima di passare a Davide, però io la butto lì a Massimo, noi lo sappiamo quali sono, voglio dire, in macroeconomia gli elementi fondamentali per poter fare delle politiche espansive, e sta nelle politiche monetarie, voglio dire, inutile che stiamo, fino a che abbiamo, no? Abbiamo deciso che c'è qualcun altro a Francoforte che deve decidere le nostre politiche monetarie e voglia dare spinte sulla domanda, no? Sulla domanda, sui salari, insomma c'è un grosso problema qua, cioè torniamo sempre un po' lì, no? Massimo, cosa ne pensi? Cioè, inutile certo. Che stiamo a raccontarci, cioè, c'è una BCE con la Lagarde, tutto il discorso che ha fatto Tiziano lo vedo onestamente duro, non lo so, cosa ne dici? Sì, allora... Scusa Massimo, solo una chiosa brevissima, in questo contesto non possiamo fare niente, scusate, mi ero dimenticato di dire che senza la sovranità monetaria, una autogestione della nostra valuta, noi nell'euro non facciamo niente. Benissimo, infatti siamo a Massimo, esattamente, quindi a Massimo direi di proprio anche di specificarlo bene questo discorso. Sì, allora, farei anche una chiosa rispetto a quello che diceva Tiziano, rispetto ai consumi interni e ai salari, quanto siano importanti per i consumi interni. Lo stiamo vedendo adesso anche con l'instabilità geopolitica che c'è, okay? Perché quando tu hai un paese che praticamente deve esportare molto, ma molto, molto di quello che produce, altrimenti non sta in piedi, perché hai depresso i salari e depresso i consumi interni, chiaramente al primo soffio di vento geopolitico sei in affanno, okay? Quindi anche questo è un altro motivo per cui bisognerebbe cercare di sostenere i consumi interni. Comunque sì, come diceva bene Tiziano, col fatto che abbiamo rinunciato alla sovranità monetaria, ci siamo trasformati sostanzialmente in un'impresa. Non siamo più uno Stato che può fare le sue politiche monetarie perché ha una moneta sovrana che controlla. Okay? Ci siamo trasformati in una famiglia, tra l'altro abbiamo fatto una genialata quando siamo entrati nell'euro, perché abbiamo trasformato un debito pubblico che era sostanzialmente la ricchezza dei privati e non era un debito in sé, in un debito vero, perché poi l'abbiamo trasformato in una moneta che non possiamo controllare, okay? E che andiamo a cercare sui mercati, a un interesse che non decidiamo più noi. Cioè, una volta gli interessi che si decidevano sul debito pubblico erano innanzitutto orientati a tutelare, come da Costituzione, i risparmi dei cittadini. Infatti noi ci ricordiamo ai tempi quando c'era l'inflazione a due cifre che c'erano i tassi di interesse dei titoli di Stato che erano molto alti, un po' meno dell'inflazione, però tutelavano il risparmio degli italiani. Ma gli interessi erano alti per quello, non perché li dovevamo per forza cercare sul mercato. E stiamo parlando di tempi in cui ancora c'era magari la parità in oro, prima del 71. Okay? Noi abbiamo deciso, noi, qualcuno sulle nostre teste ha deciso che noi dovevamo diventare schiavi dei mercati. E come fai per far diventare qualcuno schiavo del mercato? Gli togli la sovranità monetaria. Paesi del terzo mondo che non hanno sovranità monetaria devono dipendere, per esempio, dal fondo monetario. Il Giappone dipende da qualcuno, no? Ha un rapporto debito pubblico PIL che è il doppio del nostro. Come mai nessuno si scandalizza? Come mai le clearing house non si scandalizzano per il loro debito pubblico? Semplicemente perché loro quel debito pubblico lo possono assolvere. Loro sono solvibili, noi no. Perché? Perché la moneta non la stampiamo noi. La stampa qualcuno che può decidere di stringere i cordoni della borsa. D'altronde l'ha detto anche Draghi, quando gli hanno, sto parlando della parte tecnica, quando un giornalista gli ha chiesto se potessimo mai finire i soldi, lui ha detto no, la BCE può stampare tutti i soldi che vuole.
però può farlo solo sulla base di emergenze che decidono loro. Quindi l'emergenza è comprare armi, l'emergenza è fare la guerra, l'emergenza non è fare ospedali, non è fare buona scuola, okay? Non è dare servizi ai cittadini, non è dare benessere ai cittadini. Comprare i vaccini. Loro questi sono disvalori sostanzialmente. Adesso vedrete che fra un po' ci convinceranno, e purtroppo su questo Massimiliano, quando si è riferito all'apatia dei cittadini italiani, ha assolutamente ragione, ci convinceranno che la piena occupazione ce la daranno con la guerra, perché arruoleranno tutti i giovani e ci daranno la piena occupazione con la guerra. Cioè la gente forse non riesce ad associare queste cose, ma la guerra è un buon modo per dare piena occupazione. E poi cosa faremo? Faremo gli applausi? Beh, certo. Andremo in piazza per dire mandate i vostri di figli. Massimo, è meglio i piani di lavoro garantito delle piani di lavoro che la guerra. Esatto. I piani di lavoro sarebbero una buona soluzione. Tra l'altro sarebbe anche a costo quasi zero, perché i soldi che spendiamo già adesso per tutti gli amenicoli vari che ci sono, la NASPI, la disoccupazione ordinaria, quella straordinaria, l'accidente a cavallo, li potresti investire per fare dei piani di lavoro garantito che darebbero dignità alle persone, non la terrebbero sul divano, le manterrebbero un'attitudine lavorativa. Mantenendo un'attitudine lavorativa e dando maggiore sicurezza, aumenterebbero anche i consumi, quindi aumenterebbe, giustamente, come dice Tiziano, anche la produzione, perché un imprenditore non è stupido. Okay? Se la gente compra, lui produce, perché vuole guadagnare. E sarebbe anche, se mi permetti Massimo, te lo ricordo, tu lo sai meglio di me, e che sarebbe anche un grandissimo stabilizzatore monetario, ammortizzerebbe i cicli, per cui manterrebbe una moneta sicuramente molto più stabile e meno inflazionata. Assolutamente. Ok, allora a questo punto Davide, poi lasciamo chiudere i nostri amici di Alessandria, ma quindi che cosa c'è? Una vera lotta, grande lotta mondiale tra chi produce e chi specula? Non c'è questa lotta, ce n'è un'altra che, come hanno ammesso anche alcuni personaggi famosi, di cui adesso non ricordo il nome, è sempre in atto una lotta di classe. Io ho iniziato a leggere un libro molto corposo della Clara Mattei, che è il resoconto di uno studio durato 10 anni, che parla dell'austerità, come nasce l'austerità, quando è nata l'austerità. E allora, a completamento sia di quello che diceva Tiziano che dicevano Massimo sul discorso della macroeconomia, il concetto di austerità nasce tra le due guerre mondiali, perché dopo la prima guerra mondiale, dove per lo sforzo bellico si era quasi raggiunta la piena occupazione in quasi tutti gli stati, si erano privatizzate molte aziende e quindi lo Stato era diventato interventista per forza di cose, cosa è successo? È successo che ci sono stati il famoso biennio rosso, per cui la classe operaia e la gente aveva preso coscienza del fatto che lo Stato poteva avere un ruolo ben diverso, un ruolo molto più presente, e il cosiddetto capitale stava perdendo terreno. Questa ricerca che ha fatto la Clara Mattei su tutta la documentazione governativa, giornali, memorandum e quant'altro, focalizzando l'attenzione in particolare tra l'Inghilterra e l'Italia, proprio perché essendo da una parte l'Inghilterra estremamente liberista e invece in Italia c'era il fascismo, dimostra che il livello dell'austerità è servito a ricostruire l'immagine del capitale, cioè a togliere a quello che era lo Stato il potere che aveva raggiunto, a togliere agli operai il potere che avevano raggiunto nel famoso biennio rosso, perché questo costituiva veramente un pericolo, in quanto molta gente aveva incominciato a capire che un altro mondo era possibile, sempre per citare il famoso Federico Caffè. Quindi questa cosa va avanti da 90 anni. Oggi noi stiamo subendo le conseguenze di questa storia. Come diceva Tiziano, siamo
in un cul-de-sac, per dire una battuta, e ci vorrà un sac de cul per uscirne, perché a meno che non ci sia effettivamente qualche elemento di rottura che potrebbe anche essere drammatico, tipo la guerra. Ma io mi ricordo, e mi sembra che a molti sia sfuggito, ma per modo di dire, io delle poche cose che a volte seguo in televisione, dopo i primi 6 mesi della guerra in Ucraina, la Meloni, che aveva partecipato a una riunione sull'Ucraina, aveva dichiarato in televisione: noi dobbiamo esserci perché quando ci sarà la ricostruzione noi ci saremo. Cioè, tutte le guerre sono anche pianificate oggi come oggi, perché comunque consentono una ricostruzione e consentono quindi al capitale di rigenerarsi. Quindi la questione oggi del piccolo imprenditore come Tiziano, del medio imprenditore, invece, a differenza del grande imprenditore, è che il grande imprenditore, le grandi imprese, queste multinazionali, non guardano più all'economia reale, guardano all'economia finanziaria, perché io molto più semplicemente vado ad investire nell'economia finanziaria e ho un ritorno pari, se non anzi decisamente maggiore. Questa è la sostanza dei problemi. E qui, se non sono gli stati, se non è lo Stato appunto sovrano a tornare ad essere elemento di governo dell'economia, siamo fottuti, cioè è inutile che ce la stiamo a raccontare. Ci sarà in qualche modo un patatrac, o fino a quando a un certo punto la gente smetterà di guardare trasmissioni per minorati mentali e si renderà conto che non riesce più a fare la spesa e che i figli oramai li mantengono i nonni, quando sono morti tutti i nonni, poi voglio dire, questa gente che cosa farà? Ecco, questo è veramente, come ha detto prima i nostri amici sindacalisti, il problema è ormai l'indifferenza, cioè siamo chiusi pensando questo è il paese dei balocchi, va tutto bene così, madama la marchesa. Madama no. La marchesa, esatto. Vabbè, adesso posso, io, Katia, però una nota di positività. Posso solo ringraziare Davide che ha completato in modo perfetto il mio ragionamento. Aggiungo solo che lui diceva capitale, che alla fine ha detto capitale finanziario, è quello che ci arriva. Grazie, lascio, Davide. Lascio la nota di positività, visto che siamo in chiusura, ci mancano 3 minuti, ad Alessandria, a Massimo, cioè a chi non ha parlato, dai. Un appello, una cosa, quello che vuoi, libero di chiudere e via. Libero di inventarti qualcosa di positivo. Mi dispiace, ma di positivo purtroppo io non vedo niente. Io volevo poi riallacciarmi al discorso che ha fatto Massimo della gente che è apatica, che non si riesce a coinvolgere in niente. Io mi ricordo quando ero ragazzo, che ero iscritto al Partito Comunista, alla tessera del Partito Comunista, ero studente, andavamo a fare le battaglie nelle fabbriche per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti, da studente, e lì sì che si vedeva un po' di collaborazione, di partecipazione. Adesso la gente non gliene frega niente, ognuno coltiva il proprio orticello, quindi io sinceramente non sono l'ultima persona che può dare una nota positiva, perché non ne vedo proprio, non riesco a sforzarmi di... Neanche sforzandomi non vedo, l'ho visto anche col Covid, ho provato ad andare in giro a spiegare le cose anche qui, solo dove abito io nel mio palazzo, a spiegargli un po' com'erano le cose, anche da donatore di sangue, che andavo a dare sangue quando tutti eravamo chiusi e non mi facevano neanche un tampone, no? Allora gli spiegavo, ma scusa, cioè, ho provato a spiegare alla gente che viviamo in un momento difficile di cercare di... Niente, loro guardano la televisione, non gliene frega niente. Ognuno in Italia coltiva il proprio orticello, non c'è niente da fare. E di note positive, sinceramente, ne vedo proprio niente. Di che sei riuscito ad andare in pensione. Ecco, forse l'unica cosa sono riuscito ad andare in pensione. Beh, mi sembra una gran cosa. Non è andare adesso con... Chi è in pensione deve andare all'estero, perché sennò con la pensione che prendi non va più. Voglio raccontare un episodio breve, tanto per concludere. No? Sì. La mia compagna è andata in pensione il 1° di settembre, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione. No? E lei aveva lavorato 8 anni in ferrovia. Aveva lavorato 8 anni in ferrovia e nessuno riusciva a trovare questi 8 anni di contributi versati.
Al sindacato gli avevano detto che doveva interessarsi per i cavoli suoi. Lei è andata all'Inps, l'Inps ha telefonato al sindacato dicendo: ma siete matti, siete voi che dovete cercare le cose, perché siete voi, è tramite voi che la gente va in pensione, no? Perché per andare in pensione bisogna passare tramite il sindacato, in genere, no? Morale della favola, io gli ho detto: guarda, lascia perdere, vai direttamente da un avvocato, mandi una lettera all'Inps. L'avevano fatta andare a telefonare a Verona, a Roma, per sti 8 anni di... si rimpallavano le cose l'uno con l'altro. Ho detto: vai da un avvocato, fai mandare una lettera all'Inps per conoscenza al sindacato, dopo 15 giorni andava tutto a posto. E questa è la tutela che fanno i sindacati, in quello in questione era la CGIL, no? E quindi come fai a avere delle note positive? Cosa, cioè, serve una tessera sindacale? Cosa serve una tessera nulla? Ma è incredibile, non sono cose incredibili. Che detto da voi che siete sindacalisti? Ma non proprio, perché Caracati, noi l'abbiamo vissuta dall'interno e è ancora peggio, no? Quindi quando conosci la bestia... No, essere sinceri, io mi ricordo, io sono iscritto dal sindacato da giovane, fino a un certo periodo il sindacato un po' ha funzionato, diciamo indicativamente intorno agli anni 95, così, forse anche fino a 2. Poi c'è stato proprio un decadimento completo, no? Cioè il sindacato è passato direttamente dalla parte, fa gli interessi passato dall'altra parte direttamente, fa gli interessi degli imprenditori, politico. Poi c'è stato il cambio generazionale. Massimo, della finanza, non degli imprenditori. Gli imprenditori ce l'hanno in quel posto come i loro dipendenti. No, gli imprenditori illuminati, ce ne sono tanti che non sono illuminati. Ricordiamoci una cosa importante per finire il nostro intervento: che in qualsiasi caso c'è stata una forza terribile messa in campo dal sistema, no? Quello che diceva prima Massimo, anche Massimo Russo. Il sistema ha messo in campo una forza terribile per dividere. Ricordiamoci cosa dicevano i romani, no? Dividi ed impera. Quindi loro ci hanno completamente diviso. Ricordate, e la chiudiamo qua con questa frase qua che dico sempre ai miei ragazzi. I miei ragazzi intendo i miei collaboratori sul posto di lavoro, quando... e anche quando noi facevamo serate interminabili con le associazioni, e devo dire che io sono ancora iscritto a MMT, è l'unica in cui sono rimasto iscritto, perché mi ha dato tante cose importanti, mi ha fatto crescere in tutti i sensi, anche imparare, capire, sentire. Io quello che dico sempre: ricordatevi cosa disse, era il 2022, quando siamo passati con sto famoso euro, cosa disse Mortadella? Lavorerete un giorno di meno e guadagnerete come un giorno di più. Ma dove l'ha visto? Questo qua è andato a fare i simposi a Pechino, nelle università di Pechino, prendendo fiori di quattrini, e ci ha lasciato qua col cerino in mano. Andrea, avanti un attimo, devo chiudere. Massimo, vuole dire una roba? 30 secondi, però, perché siamo mentre Prodi andava a Pechino a insegnare all'università le sue bestialità, Pechino veniva in Italia a capire come aveva funzionato l'IRI. E con questa, signori, vi saluto. Perfetto, Massimo. Solo grazie, una nota del saluto. Buonanotte a tutti. È stato un piacere, grazie. Ricordiamoci che ci sono altre novità. Volentieri, grazie. Grazie. Ciao. Buonanotte. Ciao. Grazie.